Ciao Napoli, benvenuta Giorgia nella nostra regione. Siamo nel mio paese, nella mia città che amministro da 7 anni, che è la città di Positano. Città, oltre ad essere ospitale, è una città romantica, è una città, dove in questi 7 anni abbiamo profuso tantissime energie, abbiamo cercato di dare i migliori servizi possibili, sia ai nostri ospiti che ai nostri concittadini. Chiaramente abbiamo messo in campo delle iniziative molto importanti, una delle quali è sicuramente la TASI, dove da subito abbiamo abolito questo balzello, questa vessazione verso i cittadini perché crediamo che i cittadini non vanno vessati, ma anzi vanno tutelati e vanno rispettati nei loro principi fondamentali. Quando abbiamo abolito la TASI, l'abbiamo abolita logicamente non solo per la prima casa, come poi successivamente ha fatto questo governicchio governato da un premier fantoccio, ma l'abbiamo abolito anche per le seconde case e per le aziende su tutto il territorio. Chiaramente abbiamo detto no, come diciamo no a questo referendum che allontana ancora di più i cittadini, la sovranità dei cittadini allo Stato italiano. Noi vogliamo che i nostri deputati vengano eletti dal popolo, che non vengono eletti dalle segreterie dei partiti, vogliamo che il Senato sia un Senato eletto dal popolo e non da un grado superiore, come oggi vengono eletti anche i consiglieri provinciali, per cui diciamo no in toto. Diciamo no e questo, cara Giorgia, vorrei che tu, che hai la possibilità di parlare con il nostro Presidente del Consiglio, di spiegare ai cittadini e a tutti quelli che votano sì perché mette questo articolo 117 vincolando la nostra Costituzione all'Unione Europea e poi va a Bruxelles e non vota il bilancio della Comunità Europea. Sicuramente è un controsenso, come lo è l'Italicum. Fa un accordo in modo privatistico con la sua minoranza del PD per riformare l'Italicum, però ci fa votare sul sì o no all'Italicum. È un controsenso perché chi vota sì dovrebbe riflettere che sta votando sì anche all'Italicum, sta votando sì anche alla riforma dell'articolo 117 della Costituzione, per cui sicuramente Renzi dimostra tutta la sua incoerenza anche in questo referendum.